Approvato dalla Giunta Comunale Aretina, il PUMS, il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, uno strumento che si occuperà di sosta, ZTL e di interventi di varia natura, dalla mobilità ciclabile alla regolazione dei flussi del traffico. È uno strumento di programmazione, era già stato illustrato circa 2 mesi fa ai cittadini. E oggi l'abbiamo adottato in giunta, sarà oggetto di osservazioni sicuramente nei prossimi 30 giorni, dopodiché andrà in consiglio comunale. Questo strumento ci consentirà di fare una pianificazione di medio-lungo periodo sulla mobilità urbana, in senso lato, mobilità urbana sostenibile, quindi sia per pedoni, ciclisti, automobilisti, trasporto pubblico locale, trasporto su ferro. Tutti i sistemi di trasporto sono stati analizzati e sono stati analizzati sia i dati ad oggi sia i dati fra qualche anno dopo che avremo realizzato diverse infrastrutture in modo tale da garantire una miglior fluidità del traffico e una miglior accessibilità da parte di tutti gli utilizzatori delle nostre strade. C'è una parte dedicata alla mobilità ciclabile, molto importante, un capitolo molto esteso, c'è una particolare attenzione dell'amministrazione sia perché ci sono molte sensibilità in merito, sia perché il piano per la mobilità ciclabile probabilmente ci aprirà alcune porte per dei finanziamenti pubblici. Mi preme ricordare, visto che siamo a parlarne, che circa un anno fa abbiamo partecipato ad un bando insieme al Comune di Grosseto, il cosiddetto collegato ambientale, abbiamo avuto accesso a circa 700.000 euro di finanziamenti, anzi un pochino meno, una parte sono finanziamenti da parte del Comune, comunque un importante finanziamento che ci consentirà di andare a raccordare diversi tratti di piste ciclabili esistenti oggi scollegati fra di loro.